morale, ma soprattutto anche per la classifica. Sì, è chiaro, vincere un derby dopo era tanto tempo che non, il Perugia qua non lo vinceva, penso che dia una grande... oltre che compattezza, che l'abbiamo sempre dimostrato, un grande orgoglio, una grande voglia di andare a giocare le partite con spregiudicatezza. Paradossalmente oggi abbiamo fatto peggio che in altre partite, però questo è il calcio di Serie B, la mia squadra è stata molto compatta, deve giocare così, deve giocare con questa applicazione, con questa ferocia. Nelle ripartenze siamo stati bravi, dovevamo chiuderla, noi abbiamo sofferto questo lancio sistematico lungo su Avenatti e bisognava fare 30 metri indietro, prendere la palla, ripulirla. Abbiamo avuto l'occasione per chiudere, lì bisogna essere più bravi. Ho visto un grandissimo Ardemagni quando tutti venivano criticati che i giocatori di Bisoli, gli attaccanti, non fanno una grande partita. Secondo me oggi ha fatto una partita straordinaria. Ho visto 2,97 che sono entrati veramente molto bravi. Il lavoro alla lunga paga, quindi a me non mi cambia il mio umore. È chiaro che oggi gioisco dopo tanto tempo, però non mi cambia il mio umore anche prima di questa partita, perché sapevo come i ragazzi lavoravano. E li ringrazio, oggi voglio dedicare questa vittoria a loro, al pubblico, alla mia società, al mio presidente, alla mia famiglia, perché in questo momento stare vicino a me è veramente dura, perché io vivo 24 ore per il mio lavoro. Mister, un derby alla fine è deciso da un calcio di rigore, lei come ha visto questo episodio che è stato un po' contestato? Non ho commentato quando prima mi era contro, figurati se adesso commento se c'è stato, a parte che mi hanno detto che era netto, e quindi, ma poi abbiamo legittimato la vittoria, siamo arrivati 3 volte davanti alla porta, loro hanno fatto solo questi lanci lunghi, nel secondo tempo il nostro portiere non è mai stato impegnato, quindi la partita è stata svolta come l'avevamo preparata. Mister, senta, alla fine dei 90 minuti, risultato giusto, e poi per il Perugia questa partita rappresenta uno spartiacque? Risultato giusto, perché quando ho perso per gli episodi negativi ho preso le bastonate e sono stato zitto. Oggi l'episodio è stato positivo e quindi lo prendo. E lo spartiacque, l'ho detto, era importantissimo, poteva essere negativissimo e bisognava lottare coi denti fino alla fine. Oggi con questa vittoria penso che prima data abbiamo dato una gioia ai nostri tifosi, alla mia società, al mio presidente. Secondo, vuol dire che in questo momento abbiamo trovato la quadratura del cerchio. La differenza l'ha fatta la maggiore capacità del Perugia di essere aggressivo per più tempo nell'arco della partita? Vuol dire che allora al lavoro alla lunga paga, vuol dire che noi abbiamo lottato con loro alla pari merito il primo tempo. Grande squadra, due squadre molto corte, molto organizzate, molto pressi. Poi noi nel secondo tempo siamo usciti molto bene, ho detto siamo arrivati 3 volte, 3 contro 1, dovevamo chiuderla. Loro giocavano su questo attaccante, secondo me è formidabile, perché giocare un attaccante che tiene anche palle è facile. Però io oggi ho visto un grandissimo Ardemagni. Io sono molto felice che Ardemagni abbia disputato una grandissima partita. Se gioca così arriva sicuramente in Serie A. Non so se col Perugia, non quest'anno, quest'altro anno, ma sicuramente giocando così ha dimostrato che essere attaccati alla maglia e fare queste prestazioni si può fare anche gol. Mister, non le sembra che la partita abbia vissuto sull'episodio del rigore mentre era incamminata sul filo dell'equilibrio, anche se lei la pensa diversamente, ma ognuno le partite le vede come gli pare? Mi dice quale partita non è svolta sugli episodi di Serie B? Sì, sì, certo. Perché voi allora la partita col Bari 3-0 l'avete svolta su una palla rubata e partite contro il tutte le partite svolgono su episodi. Noi abbiamo preso 5 pali, 3 gol annullati, e quindi cosa vuol dire? Che l'episodio ha determinato una vittoria, è normale, il calcio è fatto di questo. Guardi, la Ternana col Bari ha vinto 3-0, glielo ricordo, non 1-0, quindi... Quindi è diversa la questione, non sono d'accordo per niente. Ma vabbè, ma ognuno vede il calcio a modo proprio, il calcio è fatto perché non è una scienza matematica, lei fa un altro lavoro, io ne faccio un altro, altri ne fanno gli altri, e quindi io mi tengo i miei giudizi, come quando ho preso le bastonate e sono stato zitto. In questo momento dico che la Perugia ha meritato di vincere. Infatti, solamente che lei è un allievo di Mazzone, ma Mazzone ragiona diversamente. Ci ha dato la risposta. Certo. Ci ha dato la risposta. Arrivederci.